Alberto, lockdown, hai fatto qualcosa di straordinario per la città, io ti ringrazio per primo perché ho partecipato alle tue serate. Ci racconti come nasce Decamerone? Quando abbiamo tutti ricevuto la notizia che saremmo rimasti a casa, mi sono chiesto cosa avrei potuto fare, anche per me, nel senso che è stato molto terapeutico. E ho pensato che avrei potuto raccontare delle storie. E quindi ho iniziato postando proprio un semplice scritto su Facebook dicendo che quella sera avrei raccontato una storia in diretta a partire dalla mezzanotte, per 10 notti, Decamerone. E poi invece è successa una cosa bellissima, inaspettata, forse sono stato ingenuo a non aspettarmela perché eravamo tutti a casa chiusi, che le persone in primo luogo sono diventate tantissime, ma migliaia di persone da un lato, e dall'altro come io magari ho vissuto con, non dico leggerezza, ecco, però insomma non è stato così drammatico, sarei ingiusto, ecco, se dicessi che ho vissuto quei momenti in maniera drammatica, perché io lavoro in casa, sono abituato a stare in casa, ma tante persone improvvisamente si sono viste privare della loro vita, letteralmente. E arrivati al 7º o 8º giorno, moltissime di queste persone mi hanno scritto privatamente e mi hanno chiesto di continuare. E quindi è stato bellissimo, bellissimo, è stato anche un grande sforzo però, perché per 50 notti di seguito, a mezzanotte, ho acceso il computer e ho raccontato una o più storie. Il Decamerone veneziano sta continuando, perché è entrato in fase 2, in fase 3, come scherzo un po', però prima una volta alla settimana, poi una volta al mese. In attesa, l'evento conclusivo sarà quando potremo incontrarci di persona, perché la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista ha già dato disponibilità per la sua meravigliosa sala, aula magna, e quindi quando sarà possibile il Decamerone si concluderà con una serata in cui potremo finalmente abbracciarci. Grazie.